Ciao e benvenuti sul canale, io sono Vincenzo Marretta e da qualche anno mi occupo di produzione, promozione e scrittura di musica. Questa è la seconda parte di un video che se non avete ancora visto vi lascio qua il link. E se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi perché pubblicherò ancora tanti altri di questi video e se avete qualsiasi curiosità, qualsiasi dubbio scrivetemi nei commenti che ne parliamo. Oggi continuo il video sulla Harley Benton SC500 Vintage. Finivo il video precedente raccontandovi quali erano i difetti di quella chitarra. Ora non scendo nel dettaglio, anzi vi invito a guardare quel video. Il problema più grosso che avevo segnalato su quella chitarra erano i pickup, cosiddetti microfonici, perché captavano più segnale di quello che dovevano. E questo, come vi ho fatto vedere nell'altro video, innescava del rumore di feedback che li rendeva inutilizzabili in live o comunque in studio non controllato, senza una noise reduction adeguata. Come vi dicevo nell'altro video, per me la chitarra è bellissima come aspetto, anche a livello di praticità, suonabilità è buona per il prezzo. Quindi ho pensato, se sistemo il problema dell'elettronica, questa chitarra farà un salto di qualità incredibile. E così è stato. Io ho comprato questa chitarra perché avevo proprio intenzione di accordarla in re e usarla anche per il drop C. Ma io ho un sound di riferimento sulle chitarre, ed è quello classico dei Metallica. Allora ho pensato, dobbiamo fare le cose per bene. E allora ho preso questi. Sono i pickup signature di James Hetfield, praticamente quelli che la AMG ha creato sotto specifiche proprio di James, basandosi sui modelli originali di AMG81 e AMG60, che sono poi i modelli classici che hanno usato i Metallica praticamente quasi da sempre. E sono anche quelli che hanno dato quel suono iconico ad Injustice for All, che può piacere o meno, ma per me è fantastico, ma soprattutto al Black Album, che ancora oggi viene preso come riferimento da tantissime produzioni. Chiaramente le aspettative erano altissime, e tra poco vedremo insieme se queste aspettative sono state ripagate. Se non l'avete ancora visto, nell'altro video faccio l'unboxing dove tiro fuori questi pickup, ma anche altre cose. Ora invece andremo a fare proprio un unboxing dettagliato di quello che c'è all'interno. Perché gli MG usano un sistema solderless, vale a dire senza saldature, la possibilità di montarlo semplicemente attaccando dei semplici spinotti. Andiamo al dettaglio, vi faccio vedere l'unboxing di questi. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. E se avete dubbi o qualsiasi domanda, scrivetemi nei commenti, che ne parliamo. Vi faccio vedere nel dettaglio la confezione dei pickup di James Hetfield, quelli che l'MG ha fatto sotto sue specifiche partendo dalla base degli MG81 e 60 che James ha usato per quasi tutta la sua carriera. Vediamo cosa c'è dentro, procedo con l'apertura della confezione e scopriamo insieme cosa contiene. Questo lo possiamo togliere ed eccoci qua. Vediamo cosa c'è dentro. Abbiamo il plettro di James, l'adesivo MG, il manuale e i due pickup. Gli MG sono praticamente solderless, hanno tutto predisposto per riuscire a montare il tutto senza bisogno di saldature. Quindi qua vi sono tutti i cavi che servono, quindi tutta la cavetteria, le viti e le molle per fissare i pickup. I vari potenziometri che come vedete hanno questa struttura che permette di agganciare questi cavi. Non c'è bisogno di saldarlo perché basta collegare il tutto tramite questi cavi a questo. Come vedete è tutto predisposto. Qua. E infine il cuore. Ecco qua i pickup. Quello al manico e quello al ponte. Mentre qua vi dicevo, il manuale, l'adesivo e il plettro di James. Apriamo. Il manuale di istruzioni che poi è facilmente trovabile anche online. Dove ci sono tutti, ecco, i collegamenti necessari per far funzionare i pick-up. C'è tutto quello che serve. E infine l'adesivo MG. Ok, a questo punto io direi di passare al montaggio, vi faccio vedere come li monto sulla chitarra. Abbiamo visto cosa c'è nella confezione e già le aspettative continuano sempre più a crescere, perché la confezione è veramente bellissima, c'è tutto quello che serve per riuscire a montare bene questi pick-up. E quindi ora qual è il passo successivo? Andarli a montare sulla chitarra. Quindi vi faccio vedere proprio nel dettaglio come li ho montati sulla chitarra, tutti i vari singoli passaggi, fino ad arrivare al risultato finale. Quindi resta fino alla fine e ti faccio vedere come la chitarra è cambiata totalmente. Poi, se le aspettative sono state soddisfatte o meno, vedremo.
infine eccola, la nuova Harley Benton SC500 Vintage con i pick-up di James Hetfield. Allora, ora ve la faccio ascoltare, anche se chiaramente dal vivo è tutt'altra cosa. Però sicuramente tutti i problemi che c'erano prima sono scomparsi, quindi su questo andiamo in fiducia, andiamo sul sicuro, state tranquilli. Ora abbiamo un set di pick-up serio, un'elettronica seria e quindi il salto di qualità è evidente. Su questo andiamo sul sicuro. Come avete visto dal video, il montaggio è stato semplice, alla portata di tutti, quindi il vantaggio di acquistare i pick-up MG di qualsiasi tipo, perché i pick-up di MG sono quasi tutti solderless, o probabilmente tutti. Quindi sul montaggio andate tranquilli, non avete bisogno di niente. Sul suono, le prime parole che mi sono venute una volta attaccata alla pedaliera, che come sapete se avete visto i miei altri video io uso la Mover G200, anzi c'è un video dove creo il sound di Wanda Metallica, guardatelo. Le prime parole che mi sono venute da dire sono state scioccante. Sono dei pick-up per fare metal che sono veramente incredibili. Io già uso gli MG 80 e 60 in un'altra chitarra, che vi farò vedere in un altro video, ma il primo impatto con questi, con gli stessi effetti, è stato scioccante. Quindi parere ultra positivo. Sound che, per quanto molte volte i pick-up attivi vengono tanto criticati, io vi dirò, con i pick-up attivi mi sto trovando molto molto bene, perché c'è una pulizia del suono che io sui passivi non ho mai visto. Non ci sono interferenze, mi trovo veramente bene. Ma ora vi faccio ascoltare qualcosa, vediamo cosa ne pensate. Vi ricordo che questa chitarra è accordata in re, magari ci metto ora qualche drop C, vediamo. Quindi magari sì, vi faccio sentire qualche pezzo di Metallica, ma li sentirete un tono sotto rispetto agli originali. Arrivati a questo punto penso avete capito di cosa stiamo parlando. Ma se avete qualsiasi curiosità, qualsiasi dubbio su questi pick-up e sulla chitarra su cui l'ho montati, scrivetemi sempre nei commenti e iscrivetevi al canale, perché in questo modo io posso portarvi altri video di questo tipo. Ho altri video in programma sulle chitarre. Anzi, abbiamo finito da poco di assemblare una 7 corde in cui ho messo i pick-up di Ed Decorn. Ne parleremo. E con questo è tutto. Ci sentiamo presto.